questo Vangelo di Marco, dove c'è il racconto che quello in cui Gesù chiede chi sono io, la gente chi dice chi io sia e voi chi dite chi io sia. No, perché avesse delle incertezze sulla propria identità e sulla propria missione, perché alla risposta di Pietro tu sei il Cristo, impone di non dirlo a nessuno e va spiegato. E poi spiega in cosa consiste essere il Cristo. Soffrire molto, perseguitato, crocifisso, ucciso e risorgere dopo 3 giorni. E perseguitato proprio dalle autorità religiose, che voleva dire, e politiche, che voleva dire là dove doveva venire un riconoscimento viene il disconoscimento. E il tema è proprio questo, il riconoscimento del Cristo. Perché dice non lo dite a nessuno, non ditelo a nessuno, in modo severo, li rimproverò, quasi li minaccia. Perché il processo di riconoscimento di Gesù come Cristo, che vuol dire l'unto, l'atteso, il Messia, il figlio di Dio, della stessa natura di Dio, è un processo interiore che riguarda ogni singola persona. E non è sufficiente dire io credo perché tutti dicono così e io dico la stessa cosa, ma riconoscere che Gesù non è solo un uomo straordinario, ma è Dio, è frutto di quella scintilla di contatto fra la nostra anima e il Cristo che ci sta davanti, che si chiama fede. Io interiormente capisco, credo fermamente, tu sei il Cristo. Nel Vangelo di Matteo, lo stesso racconto è più arricchito, ma questo Vangelo è, come si dice, Marco è il discepolo di Pietro che sintetizza nel Vangelo la predicazione di Pietro. Quindi Pietro non si prende il merito, beato te Pietro perché nella carne, nel sangue te l'ha rivelato, così dice invece il Vangelo di Matteo, ma te l'ha rivelato il Padre mio che è nei cieli. Dopo si prende anche del Satana, cioè impedimento. Dunque c'è un modo di accogliere Cristo che è secondo il mondo, secondo la terra, un giudizio che è quello che dà Pilato, che danno insomma i sacerdoti, Erode, la gente, i suoi discepoli che poi l'abbandonano in massa quando dice chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue non potrà avere la vita eterna. Volete andarvene anche voi? Cioè la figura di Gesù è una figura che si rivela ma al tempo stesso rimane velata. Allora all'occhio umano Gesù è Gesù, all'occhio più profondo dell'uomo che guarda con gli occhi dello spirito e della fede, Gesù è anche Dio. E questa cosa non si può imporre, va testimoniata, va detta, ma scatta da lì dentro qualche cosa che dipende da tante cose, la maturazione spirituale dell'individuo, la situazione, la condizione, la profondità, la superficialità, direi anche la condizione di chiarezza dello spirito in ordine alla purezza dell'anima e del cuore. Un cuore pulito ha occhi che sanno vedere le cose che una persona solamente umana, ma non troppo pulita davanti a Dio, non vede. Dunque c'è un velo che deve essere superato e c'è un riconoscimento del Cristo che è dovuto a ciascuno di noi. Infatti i miracoli e la salvezza vengono dalla fede nel Cristo, non semplicemente nella fede in Gesù come uomo, ma questa fede che tu sei il Salvatore del mondo mandato dal Padre, tu sei Dio. Dunque ogni uomo deve essere il riconoscitore, deve essere capace di riconoscere il Cristo. E dolorosamente devo dire che aumentano queste esperienze che ho parlando con gente, giovani e non giovani, che dicono una frase che è un po' una frase fatta, che però dice della loro posizione. Io credo che qualcosa ci sia lassù. Non dicono qualcuno, non è neanche una persona, qualcosa. Non credo alla Chiesa perché per tutto quello che fa e fanno, non credo. Quindi vuol dire che il processo di riconoscimento del Cristo è 2 passi indietro.
perché non viene conosciuta neanche la figura di Gesù e quindi non possono dire conosco Gesù ma non so se è Dio, no? E infatti non dicono credo in Dio come persona, qualcosa, no? È la fede più indistinta che ci sia in quello che è il sovrumano, il sovramateriale supremo, ma è sempre un id, un qualche cosa, senza nome. E viene in mente quando l'Apostolo Paolo entra nel Pantheon, dove ci sono tutti quanti gli dèi e c'è il Dio ignoto, e inizia proprio così. Quel Dio che voi non conoscete, noi lo abbiamo conosciuto e ve ne parliamo. Quel Dio ignoto che voi adorate senza conoscere il nome, noi lo abbiamo conosciuto. E questo è l'annuncio del Cristo. Per poter però dare un annuncio del Cristo ci va una disposizione di ascolto. E questa meno si trova quanto qui più viaggia e vive senza punti di riferimento. Dunque quello che dovrebbe essere il compito supremo della Chiesa, di parlare di Gesù dicendo che è il Cristo e di dare, oltre al suo insegnamento, i sacramenti della salvezza, questo medio, questo mezzo, questo sacramento è cancellato con un giudizio, a volte anche un pregiudizio, e quindi rimane il vuoto fra la tensione dell'anima verso qualcosa che è superiore, perché se io ad esempio penso devo essere onesto perché devo essere onesto, non perché c'è una sanzione, vuol dire che io credo in qualcosa che è l'onestà, o la verità, o la fedeltà, la trasparenza, l'onestà. Se io non ho un valore che è superiore come tale, nessuno mi obbliga a farlo se non quando sono costretto, per cui mento, inganno quando voglio, perché tanto nessuno mi giudica. Ma il fatto stesso di avere un valore dentro vuol dire che l'anima corrisponde a qualcosa che è superiore a noi stessi, però è senza nome, è un qualcosa, no? È un qualcosa. Noi stiamo vivendo un'epoca in cui, da un processo molto complesso di ignoranza, mancanza di trasmissione corretta dell'insegnamento di Cristo, forze impetuose che hanno portato tutto al contrario, deviazioni della Chiesa nei suoi componenti, la corruzione, il cattivo esempio, questo tutto ha creato una serie di ostacoli come le macerie, no? di una casa crollata, c'è lo scandalo, c'è l'ignoranza, c'è l'impedimento, c'è la distrazione, c'è il peccato in se stesso, tutto porta a occludere quello spazio, quella visuale in cui quel qualcosa si rivela a me personalmente come qualcuno e non come qualcuno che là io sono obbligato a, ma si impone a me come quel bene, quella onestà, quella verità, quell'amore gratuito che sento come esigenza, ma a cui non so dare un nome. Quando io so dare un nome capisco che quello è una persona ed è Cristo stesso che è via, verità, vita, tutto quello che io ho dentro, allora c'è la possibilità di questa, dicevo, scintilla di fede che mi fa cercare allora il volto che mi si è rivelato, affinché io ho gli occhi chiusi, non ho nessun volto davanti e delle esigenze, e vago per le steppe del mondo e della vita senza incontrarlo. Ci sarà un momento in cui ogni anima incontrerà il Cristo. Ma quanto tempo perso, quante vite perdute nel peccato, quante vite così sciupate nell'errore, nell'ignoranza, quante vite scandalizzate, ahimè, no? Tutto questo ha delle responsabilità e Dio ci chiederà conto, specialmente chi ha più responsabilità di altri. Ma noi non dobbiamo guardare le persone come persone distanti da Dio, perché nella maggior parte dei casi questa esigenza di bene, di amore, di fedeltà, di una vita che dura senza problemi, nel senso che
la beatitudine, no? Quello che noi chiamiamo anche il paradiso, è nel fondo del cuore di tutti quanti. E questo è il Dio che ha un nome. Incontreremo Gesù Cristo. Io devo dire che c'è stato un punto nella mia vita in cui sono riuscito a incontrarlo grazie a qualcuno, a qualcosa che mi è stato dato, ma non è un processo facile. Io non è stato facile neanche per me. Ho sempre pensato a un Dio, ma non capivo il Cristo finché non ho avuto delle esperienze, qualcosa che si è scatenato dentro. E dico sempre, mi dico, se Dio ha avuto tanta pazienza con me, devo io preoccuparmi di non avere pazienza per altri che, no, sembrano perdute nel mare della vita? Con ottimismo, con fede, con fiducia in Cristo e anche un po' in ginocchio per chiedere perdono delle mie responsabilità personali, quelle della Chiesa e di quelle dei cristiani. Chiedo, imploro, spero che si aprano gli occhi e questa domanda, ma voi chi dite che io sia, diventi possibile al maggior numero possibile di persone, di anime. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.